È nostra ospite questa mattina Patrizia Rancati, portavoce del gruppo Genitori per un Menù Sano. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Di cosa si occupa questo gruppo piacentino? Questo gruppo è nato da un gruppo di genitori per caso su WhatsApp che sono venuti a conoscenza tramite la stampa di una ipotetica variazione che stava mettendo in atto il Comune di Piacenza e l'azienda sanitaria di Piacenza per sostanzialmente apportare alcune modifiche al menù scolastico in vigore da settembre dello scorso anno. Quindi secondo voi il menù che c'era prima andava più che bene? Certo, assolutamente, sicuramente si poteva migliorare perché si può sempre migliorare, però negli ultimi anni ci eravamo resi conto che rispetto a un'impronta più tradizionale si era andati verso una dieta mediterranea che coinvolgeva sempre di più le proteine vegetali, i legumi, e quindi noi eravamo veramente contenti del menù. E adesso diciamo, invece si arriva a un altro punto di scontro, mi sembra, con il comune che ha deciso di fare un sondaggio nelle scuole su due menù, cosa che non vi vede d'accordo. No, non ci vede d'accordo. La prima motivazione è che riguarda lo scopo di questo sondaggio, perché abbiamo la netta sensazione che si stia un po' demandando ai genitori un ruolo e una responsabilità che sono quelli dell'educazione alimentare a scuola, che sono esclusivamente delle istituzioni. È stato inviato questo menù, avviato questo sondaggio che prevede l'invio di due menù, quello attuale, diciamo, e una proposta alternativa che va nella direzione, come dicevo prima, della sostituzione delle proteine vegetali con le proteine animali e la riduzione della frequenza della pasta integrale con pasta comune, che questi due menù non possono trovare nei genitori la decisione di quale sia meglio uno rispetto all'altro, ecco. Un altro aspetto che contestiamo è poi legato al mancato coinvolgimento di tutti, perché finora il sondaggio ha escluso ad esempio gli asili nido e le scuole paritarie, e anche questo noi riteniamo che non sia corretto, perché tutti i bambini e tutti i genitori devono avere la stessa importanza, e se si decide di intraprendere la via del sondaggio è necessario innanzitutto, prima di ogni altra cosa, che questo venga esteso a tutti. Per cui noi abbiamo chiesto all'amministrazione comunale delucidazioni, ci auguriamo di ricevere le dovute risposte quanto prima. Non pensa invece che un sondaggio potrebbe far emergere anche quelli che sono i gusti, non lo so, dei bimbi, certo, anche in ottica antispreco? Sicuramente il gradimento dal punto di vista dello spreco è un tema molto importante. Quello che noi contestiamo è la metodologia con la quale si fa fronte allo spreco. Non si fa fronte allo spreco sostituendo un piatto che fisiologicamente non è gradito ai bambini, ma si mettono in atto altre strategie per fare in modo che i piatti meno graditi, ma che sono più salutari, vengano accettati dai bambini. Per far contenta la maggioranza, cosa bisognerebbe fare allora, secondo lei? Visto che comunque a una parte, lo ha detto anche lei, andava bene il precedente menù, a un'altra parte, allora, sembrerebbe di no, diventa anche difficile trovare una quadra? Sicuramente è un compito molto difficile. Secondo noi la soluzione è mantenere la quota e la frequenza di somministrazione delle proteine vegetali andando ad agire sulla composizione del piatto. Allora, se la pasta con le lenticchie non è gradita, proviamo a frullarle queste lenticchie, proviamo a proporle in un altro modo, ma non andiamo ad agire impoverendo la qualità del menù. Grazie per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi. Ospite di Radio San Piacenza 24, Patrizia Rancati del gruppo Genitori per un Menù Sano.